Buonasera, nono TG su suolo pubblico. Questa settimana siamo andati in giro per il mercato ambulante ad intervistare i nostri colleghi. Via, siamo qui al mercato di Cesenatico, oggi raccontiamo un po' di storie di ambulanti. Ecco, conosciamo questo signore che si chiama, come ti chiami? Garavini Libero. Garavini Libero, da quanti anni fai questo mestiere? Da 32. Da 32 anni, quindi 32 hai preso l'attività nel? 85 ho iniziato. Nell'85, quindi sono 32 anni che fa l'ambulante. Cosa volevo dire? E l'attività l'hai comprata da? L'ho comprata, qui si chiamava infatti Baldisseri Urbano. Signore di Cesenatico. Un signore di Cesenatico, quindi questa attività è una vita che c'è. Prima una vita che c'è, sì. Sì, guardiamo, sto signore vende le ciabatte, benissimo, che servono. Ecco, raccontaci un pochettino questo cambio che capiterà con la Bolkestein. Un po' di paura, un po' di timori, cosa pensi? Cioè, io sulla Bolkestein è qualcosa che era inaspettato, cioè... Solamente il pensiero che uno può perdere il proprio lavoro dopo 30 anni è qualcosa che non è ammissibile, cioè non ha nessuna, non c'è logica in questa situazione. E quindi spero vivamente che le cose cambiano e che ci sia una soluzione, perché cioè, io penso che se dovesse succedere una cosa di questo genere ci sarà una piccola rivoluzione tra di noi, cioè faremo le botte, ci ammazzeremo, cioè ci scanneremo. Cioè, sì, non... perché 32 anni, te vuoi andare in pensione? Voglio andare in pensione, sì. Ma chi è che domani viene nel mio posto? Io voglio vederlo, cioè uno che viene nel mio posto, io non lo faccio lavorare. Cioè, è come me, credo che siamo tutti messi in questa situazione, capito? Sì, perché adesso l'attività se va a scadenza non hai più diritti. Se non hai più diritto, io cioè, qualcosa... Cioè, spero di... Non so, io ho fatto degli investimenti, li faccio in continuazione. Penso che un domani di avere un minimo diritto almeno di continuare la mia attività, hai capito? Sì, noi lo ringraziamo dal mercato di Cesenatico e speriamo che lo Stato ci ascolti e queste attività possano continuare nel tempo. Ciao! Speriamo, grazie, arrivederci. Partito? Buongiorno da Cesenatico, fa l'acqua ma noi ambulanti siamo temerari e anche con l'acqua apriamo. Ecco, qui siamo da un nostro collega che si chiama? Stefano. Stefano, da quanti anni fai l'ambulante? 78. Dal 78, benissimo, ma la tua attività l'hai comprata, raccontaci un pochettino da dove proviene no, il tuo lavoro. L'ho presa da mio babbo. Da tuo babbo. E il tuo babbo quanti anni ha fatto l'ambulante? Dal 66. Dal 66, quindi Stefano ha preso in eredità il banco dal suo babbo. Ecco, e adesso con questa Bolkestein raccontaci un po'. Una cosa assurda. Una cosa assurda perché? Dacci il tuo parere. Perché volevo continuare sempre come era prima. Ecco, perché così possiamo o tramandare o dare, insomma, prendere quello che è giusto di nostro diritto. Giusto Stefano? Esatto. Allora, noi salutiamo Stefano, lo ringraziamo dal mercato di Cesenatico. Buona giornata. Un altro banco storico di Cesenatico che oltretutto fa i mercati anche a Savigliano, a Rimini e vende camicie. Da Vitaliano, che adesso so che ha ceduto l'attività a suo figlio. Ecco, Vitaliano, da quanti anni fai il banco tu praticamente? Non ricordo. Non ti ricordi? Sono talmente tanti anni. Lo sai l'italiano che io quando ero piccolino. Allora, io mi ricordo che io sono di Savignano. Quando ero piccolina, ma molto piccolina, e venivo al mercato a Savignano, tu c'eri già. E io avrò avuto 14-15 anni e tu c'eri già lì al mercato a Savignano. Quindi è una vita che ci sei. È una vita, sì, perché lo faceva il mio papà. Lo faceva il tuo papà? Automaticamente sì. Quindi, sì. E tuo babbo quanti anni, da quanti anni? Quindi questo banco, se ti ricordi, esisteva anche dal tuo babbo, se tu l'hai preso al tuo babbo. Dal 1946. Dal 1946, quindi sì. L'hai avuto te, te l'ha tramandato te, adesso tu lo tramandi al tuo figlio, sì, Fabio, sì, Fabio, perché... quindi questa è una tradizione di famiglia, che con la Bolkestein noi la vogliamo salvaguardare, quindi noi la Bolkestein non la vogliamo, vero Vitaliano? Sì, adesso, guardi, mio figlio è lì che ci sta. Sì, allora, il suo figlio è qui, ci puoi dire della Bolkestein che tu non la vuole? Abbiamo un po' di timidezza, comunque anche loro, gli faccio vedere che c'è il cartello No Bolkestein attaccato al furgone, quindi anche questa attività vuole essere tramandata da nonno, babbo, figlio e speriamo che sto figlio
quando avrà figli potrà tramandare ai propri figli. Saluti da Cesenatico. Siamo sempre qui in diretta a Cesenatico. Allora, qui abbiamo delle bellissime scarpe di cuoio di questi due fratelli che hanno il banco. Dove li avete i mercati? Dove li fate voi i mercati? Li facciamo ad Agateo Mare, Valverde, Bellaria, Cervia, Cesenatico, Cervia la sera, che c'è il mercato, e sabato sera Tagliata. Sabato sera Tagliata. E giovedì mattina Cervia. E le scarpe, so che voi usate tutti i prodotti naturali? Solo prodotti naturali, solo pelle e cuoio. Pelle e cuoio, guardate che scarpe. E poi oggi è una giornata. Oggi purtroppo è una giornata di brutto tempo. Molto brutta, molto. È una giornata di brutto tempo, infatti guardiamo che poverini, ecco, non riescono neanche a fare il banco perché ci vuole un po' la canna da pesca. Infatti, ecco, infatti qui magari noi chiediamo anche al comune se magari può sistemare anche questa situazione per far lavorare gli ambulanti in condizioni giustamente. Un po' più decente, ecco. Anche per i clienti stessi, ecco, anche per perché i clienti. Quando arrivano, insomma, si trovano molto un po' a disagio, molto disagio. Volevamo chiedere, da quanti anni avete questa attività? Sono 24 anni. Diciamo. 24 anni. Voi l'avete comprata l'attività? Certo. Ecco, quindi sono 24 anni che sono al mercato. Con questa direttiva Bolli, stai un po' di paurina? Molta paura, perché anche noi siamo in procinto di andare in pensione e quindi ci troviamo molto a disagio, ma molto. Ecco, perché non sappiamo come andremo a finire. Ecco, perché le sicurezze che avevate... Le sicurezze che avevamo prima adesso non ci sono più. Quindi siete molto preoccupati. Molto, ma molto. Quindi molto, voi molto. Siete per il no Bolkestein? No Bolkestein, assolutamente, tassativo. Salvini ha detto che la caverà se va su. Allora, speriamo che la politica dia una mano a noi ambulanti. Vi salutiamo da questo bellissimo banco. Speriamo un'altra volta di vedere la linea invernale. Esatto. E buona giornata da Cesenatico. Vi saluto a tutti. Grazie, ciao, buongiorno. Siamo qui dal mercato di Cesena. Siamo nel banco di Madela Cree. Vi facciamo vedere, se volete c'è anche su Facebook. Ecco, buongiorno. Chiediamo a questa Madela Cree, che non è lei, ma lei è la Shiba. Ecco, Madela Cree, da quanti anni? Buongiorno Madela Cree. Allora, Madela Cree, da quanti anni fai l'ambulante? 5. Da 5 anni. E io so che tu avevi, prima di fare l'ambulante, avevi un lavoro fisso. Esattamente. Poi avevi questo desiderio sfrenato perché ti piace creare, perché le esattamente cose le... perché tutte le cosine le faccio in laboratorio, ecco, e... prendo i tessuti, taglio e cucio, ecco, e quindi avevi questo desiderio e ti sei buttata a fare l'ambulante. Esattamente, il passo non è stato, diciamo, dei più semplici, però siamo ancora qua dopo 5 anni. Bene. E della direttiva Bolkestein cosa ci dici? Non siamo affatto contenti perché, avendo investito in questi 5 anni e avendo creato una clientela e quant'altro, sono dell'idea che tra 10 anni potrei non avere più questa clientela che mi sono largamente sudata. E se avessi saputo di questa cosa, di questa espropriazione tra 10 anni, sicuramente avrei cercato di optare per un'altra cosa. E i miei investimenti, che diciamo sono tutti fatti da me, e nel senso non ho ereditato niente da nessuno, avrei probabilmente scelto altre tipologie di investimento. Quindi si è rimasta un po' spiazzata. Speriamo che questa Bolkestein salvaguardi tutte le attività. Esatto. Quelle nuove e quelle vecchie. Esatto. Ok, grazie Cree. Prego, ciao. Ciao, riguardiamo il suo bellissimo banco. Poi per l'inverno sta preparando la produzione invernale. Ok, buongiorno sempre dal mercato di Cesena. Siamo qui in un altro banco che si chiama Valmori. Questo signore qua... mi sa che è il signor, lei? Valmori Giorgio. Valmori Giorgio, da quanti anni lei è qua sul mercato? Allora, con questo? I miei genitori sono partiti dal 1957, io dal 1967. Osta, allora bisognerebbe avere una calcolatrice per fare un po' di conti. Allora, quindi a Cesena dove fai i mercati te? Cesena? Io faccio il sabato a Cesena, il venerdì a Forlì, il giovedì a Forlimpopoli, il mercoledì a Ravenna, martedì casa e lunedì
Forlì ancora. Allora, il martedì glielo concediamo a casa. Guardate che belle cose che hanno, mamma mia, tutte un po' etniche, colorate, stupende. Guardate le farfalle. Adesso, dopo aver visto queste belle farfalle, chiediamo al signor Valmori, lei della direttiva Bolkestein, che cosa pensa? Che bisogna impiccare tutti i nostri governanti. Ecco, allora lui ha detto la sua versione e forse non c'ha tutti i torti. Buona giornata, signor Valmori, riguardiamo il suo bellissimo banco, va detto anche tutti i mercati che lo trovate. Buona giornata dal mercato di Cesena. Qui un altro bellissimo banco a Cesena, siamo nell'angolo della chiesa San Domenico. C'è questo bel banco di abbigliamento, andiamo a vedere di intervistare la titolare. Wow, che bella donna, tutta in verde, che quest'anno mi sa che va in verde. Certo. Come ti chiami? Alessandra. Alessandra, da quanti anni fate gli ambulanti, te? Dal 91. Dal 91, quindi sono 26 anni. Non mi fare fare i conti. Facciamo fare i conti, perché noi vendiamo abbigliamento. Benissimo, e che mercati fate oltre Cesena? Lunedì a Castel San Pietro, martedì a Sarsina, mercoledì a Lugo, giovedì a Cervia, venerdì estivo a Cesenatico e sabato a Cesena. Ok, quindi se li volete trovare venite qua, guardate che bella roba che hanno, perfetto, fate vedere, attacchiamo su. Adesso gli facciamo, guardate che bel cappottino, una bella domanda. Della direttiva Bolkestein, cosa ci vuoi raccontare, dire, cosa pensi? È un bello schifo. Ecco. Proprio uno schifo. Quindi hai un po' di paura? Eh beh, certo. Perché lo sai che, ecco. Il nostro futuro non è proprio... Sì, perché avete 26, 25, 26 anni di lavoro e vogliamo continuare a lavorare. E non sai come sarà il nostro futuro. Futuro per mia figlia, futuro... Che futuro gli posso dare? Quindi anche questa ambulante qui è preoccupata per la Bolkestein. Quindi noi rifacciamo una videata a questo bellissimo banco e speriamo di poterli avere in eterno, come sempre è stato. Ciao ciao! Vai. Allora, siamo qui al mercato di Cesena. Incontriamo qua un altro ambulante. Questo è un ambulante che si chiama? Mi chiamo Passaglini Massimo, sono di Morciano, vendo roba militare. Da quanti anni fai l'ambulante? 35 anni, solo 35 anni. Ok. E il problema che abbiamo sulla Bolkestein, che mi chiedi cosa ne penso. Bravo. Bene, per me è una truffa legalizzata a favore dei comuni che devono risanare i loro bilanci. Per il resto io non voglio che venga una puttana dalla Germania a dirmi che io devo dichiarare che il posto è il mio. I posti sono miei, certo. Sono diritti miei acquisiti. Non deve venire una legge dall'Europa che dice il commercio come deve essere attuato, perché allora se vuoi mettere a posto il commercio in tutta Europa come ti pare a te, bene, facciamo così che le leggi sul mercato siano uguali per tutti, perché io devo avere un registratore di cassa, gli stranieri che arrivano qua hanno dei bollettini, ogni anno cambiano ragione sociale, non pagano una massa, non gli corre dietro nessuno. Seconda cosa, perché devono essere loro a decidere in casa mia quello che va bene per noi, quando il gasolio me lo fai pagare a una tariffa, l'autostrada a un'altra, l'assicurazione a un'altra, il bollo di un mezzo a un altro. Io ho dei costi gestionali che vanno mantenuti, perciò se sono in Italia ragiono all'italiana, se siamo in Europa o tutta l'Europa viaggia sullo stesso strapotere, o se no non venite qui a prenderci per il culo e a mettercelo nel culo. Ho detto in parole mie. Hai fatto bene, sei stato chiaro, quindi noi ringraziamo Passaglini e a lei. Ciao! Ciao bella, ciao! Siamo ancora qua con Passaglini perché ci deve dire un'altra cosa. Sì, allora, qui al mercato di Cesena abbiamo perso due mercati, no? Allora cosa si inventa l'amministrazione? Di dire io devo fare una domanda per partecipare al mercato straordinario che verrà quel giorno. No, facciamo un'altra cosa, facciamo che voi d'ufficio me lo date il posto, in caso io vi scrivo un foglio semplice dove vi dico non vengo, punto e basta. Come la legge sulla privacy è un'altra puttanata galattica, io ti devo firmare un foglio dove ti dico ti autorizzo ad operare i miei dati? No,
se tu non ce l'hai il mio foglio, tu non li devi adoperare. Giusto. Il tacito consenso è una presa per il culo, perché quando io arrivo a casa ho la buchetta piena di carta, di pubblicità. Tu non mi devi rompere i coglioni, la privacy è questa. Tu a semaforo non mi devi cagare il cazzo a chiedermi l'elemosina, perché è accattonaggio. Tu non ti devi permettere, se io sono per la strada e mi chiedi documenti. Io non ho documenti in tasca, io non ho documenti. Perché? Perché se la legge sulla clandestinità è soppressa, io ho un microchip qui nel braccio, okay. Tu vieni con lo scanner e mi dici chi sono, me lo dici tu, no che io, a me mi fai la multa perché non ho i documenti, e uno che arriva in clandestino col cazzo che lo riconosci, ce l'hai con me. Giusto. Dopo ti dico, ma sei razzista, no, è uno stato di merda che è razzista nei miei confronti. Poi mi chiedono la PEC certificata, okay. Perché cosa? Per dire che vengo al mercato, per dire che ho pagato. Ma brutta puttana che sei in ufficio, che non hai un cazzo da fare. Prendi, vai a spulciare se è arrivato il bonifico bancario del mio posteggio. Perché tu sei pagata coi miei soldi per fare questo servizio. Non che io devo fare un'autocertificazione per dichiarare quello che vuoi sapere te. Vaffanculo, datti da fare, muovi il culo e fai il tuo lavoro. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Ciao e buona giornata. Siamo i nostri colleghi che sono stati gentilissimi. Allora, ricordiamo sempre comunque che la direttiva Bolkestein, se fosse stata applicata alla lettera, come dice nella sua stesura originale, parla di risorse naturali ad esaurimento e del loro libero commercio, e dice che più la risorsa sta esaurendo, più le concessioni per l'estrazione del suolo, della materia, si devono dare in meno anni, affinché si possa dare a più soggetti la possibilità di estrarre la materia prima. Praticamente dare ciclicità al libero commercio, e possono partecipare tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Bene, l'Italia ha aggiunto appunto il suolo pubblico come risorsa naturale ad esaurimento e ha aggiunto come libero mercato il mercato ambulante, i chioschi di piedina, i giornalai e tutto il commercio su aree pubbliche. Mi spiegate perché l'Italia ha voluto inserire il suolo pubblico in questa direttiva? Punto interrogativo. Cosa c'è dietro a chi ha avuto l'interesse di trasformare le risorse naturali di esaurimento in suolo pubblico? Punto interrogativo. Perché noi lavoratori su suolo pubblico avevamo il diritto di lavorare fino alla pensione ed adesso dobbiamo dipendere da una direttiva che ci obbliga a fare dei bandi che non mi danno neanche la sicurezza di poter continuare a lavorare nel mio posto? Punto interrogativo. E i miei anni di fatica per farmi la clientela li devo regalare ad un altro? Punto interrogativo. Ma perché? Punto interrogativo. La crisi di questo periodo non ce l'hanno soltanto i commercianti, ma anche altri enti o produttori di servizi. Non è che vogliono risolvere la propria crisi spellando i commercianti sul suolo pubblico, mettendo a bando il loro posto di lavoro? Punto interrogativo. Alla prossima puntata.